Buonasera a tutti. Volevamo leggere innanzitutto una nostra dichiarazione. Oggi siamo stati per la terza volta a effettuare questo giro di consultazioni con il Capo dello Stato e diamo ragione a quanto ieri il Presidente della Repubblica ha detto relativamente al fatto che siamo noi l'unica opposizione in questo Paese. Con noi però siamo sì un'opposizione, ma non siamo soli, perché è schierata un'ampia fetta della cittadinanza, quella che chiede un profondo rinnovamento, giustizia ed equità. E interpretando la loro volontà, che siamo stati chiamati a rappresentare, noi, come già detto in altre occasioni, non saremo contrari per principio ai provvedimenti che il governo intenderà adottare. Valuteremo caso per caso come si confà a un'opposizione seria. Siamo venuti già due volte dal Presidente della Repubblica, abbiamo ascoltato quello che lui aveva da dirci e gli abbiamo proposto un programma di governo che sono i 20 punti che vi abbiamo anche riletto durante il primo incontro. Ma abbiamo capito che il mondo dei partiti considera inaccettabile qualsiasi nostra proposta. E quando noi abbiamo chiesto l'incarico per formare un governo, il senso che intendevamo dare era proprio quello venuto fuori dalle Quirinarie. Altissime personalità indicate dai cittadini, inattaccabili, libere, in un certo senso anche molto in discontinuità con il passato, ma anche con qualche elemento di convergenza. Ora, a sentire il muro compatto delle forze politiche, sembrerebbe che siamo noi l'emergenza di questo Paese. E il Capo dello Stato a questa nostra domanda, ovvero siamo noi l'emergenza del Paese, ha riconosciuto che questo è falso, è inaccettabile. Abbiamo assistito ieri, tra l'altro, al discorso del Presidente Napolitano, nel corso del quale ha bacchettato duramente le altre forze politiche per non aver portato a compimento tutte quelle riforme, tutte quelle modifiche legislative che ha elencato. E abbiamo assistito a degli applausi ipocriti che ci hanno portato a non capire e a trovarci in una situazione al limite dell'assurdo nel vedere gli applausi perché ti viene detto che non sei stato capace di fare quello che le persone ti hanno chiesto, che i cittadini ti hanno chiesto, che il popolo ti ha chiesto, dai tagli ai costi della politica, la riforma elettorale, anticorruzione, conflitto di interessi, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono quelle rappresentazioni un po' di questo Parlamento che di fronte anche all'ovvietà, forse in una specie di operazione di autoassolvimento, applaude quando viene criticato. Ecco, noi a questo punto, visto che diciamo, appare evidente che è stato tutto già programmato e deciso, Anche per il modo con quale si è. proceduto all'elezione del Capo Sì, dello Stato, assolutamente. e confermo quanto detto da Roberta, e cioè che il nostro sarà un ruolo di opposizione, opposizione seria e matura. L'opposizione seria che non vota sempre contro per partito preso, ma voterà di volta in volta secondo se le proposte hanno come bene centrale, come interesse primario i cittadini e non delle logiche di partito. Quindi eserciteremo questo ruolo con responsabilità, anche perché siamo noi il prodotto di quelle stesse denunce che ieri ha illustrato il Capo dello Stato e sulle quali si sentivano scroscianti applausi di chi questi problemi in 20 anni li ha causati. E abbiamo anche detto al Presidente con molta schiettezza che per le modalità della sua elezione c'è il rischio che possa essere considerato un uomo di parte. E gli abbiamo chiesto, e lui si è impegnato con i suoi fatti, con la sua azione futura, invece, di dimostrare a tutto il paese che lui sarà comunque una figura di garanzia per tutti. Grazie. Se... Come? Come?
L'abbiamo già chiesto due volte, un governo a 5 Stelle, con le modalità con cui si è arrivati all'elezione del Presidente della Repubblica è chiaro che sono rimasti sordi. Noi confermiamo che un governo a 5 Stelle sarebbe venuto fuori, e il senso di un governo a 5 Stelle era il senso di quella rosa di nomi che è venuto fuori dalle Quirinarie. Attenzione, non quei nomi come qualcuno cerca di suggerire, ma è il senso di quei nomi, per come sono venuti fuori, quindi con una consultazione che ha coinvolto tutti i nostri iscritti e ha permesso di tirar fuori dei nomi di altissimo profilo, inattaccabili e accettabili anche dalle altre forze politiche. Se ci fosse stata data la possibilità di avere un incarico di governo, noi avremmo portato fuori in 24-48 ore una rosa di nomi che sarebbe stata, a nostro avviso, accettabile da altre forze politiche. Senta, scusi, una domanda, eccomi. Una delle parole d'ordine della vostra politica è ringiovanire. Ringiovanire questa politica, bene, e quindi Matteo Renzi, per esempio, è per voi un'ipotesi valida o no? Abbiamo dimostrato anche con l'indicazione del professor Dotà che la giovinezza è nelle idee e non in una questione meramente anagrafica. Non ho capito, pesa? Assolutamente no. Ma perché sconfitta? Perché sconfitta, infatti, questo è il termine di sconfitta, no, rispecchia la media delle elezioni regionali, anzi, rispecchia la media di tutte le elezioni regionali e dei risultati di tutte le elezioni regionali. Ma le avevamo già detto in passato, le due commissioni di garanzia più importanti dal punto di vista della garanzia, Copasir e Vigilanza RAI, le avevamo già chieste con forza nel momento in cui siamo l'unica vera opposizione presente in Parlamento. Grazie, arrivederci.